La stagione estiva 2023 per il nord-ovest della Sardegna non è andata poi così male. I numeri negli hotel sono stabili e analoghi a quelli del 2022. Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 63%, con 263.800 presenze di stranieri contro 155.000 presenze di italiani. A salvare la stagione 2023 per gli hotel del nord-ovest dell'isola, dunque, ci hanno pensato gli stranieri, tra i quali tedeschi, svizzeri, inglesi e spagnoli. Secondo i dati analizzati dalla Federalberghi e Confcommercio della provincia di Sassari, l'andamento della stagione turistica 2023 da maggio settembre è rimasta di pari passo con la scorsa stagione, mentre è diminuito quello relativo all'occupazione delle camere, che ha raggiunto il 69% contro il 75% del 2022. Su Alghero l'indice di occupazione letti ha superato il 66% del 2022, arrivando al 68%, ma nel resto della provincia è stato registrato un forte calo di occupazione camere. Una lettura non facile, con indici apparentemente contraddittori, commenta il presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio Stefano Visconti. Quest'anno le camere d'albergo, pur meno occupate come numero rispetto allo scorso anno, hanno visto un maggior numero di occupanti per camera, afferma Visconti. È più importante il numero di presenze generate, in quanto il ricavo viene determinato dalla presenza, che di conseguenza condiziona il prezzo della camera. Comunque un bilancio stagionale positivo per le attività recettive, che si avvicinano ai dati del 2022, tra i migliori dell'ultimo decennio.